Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ce l'abbiamo fatta. Marona, ma che è la cosa dell'ingoronata stamattina? Vabbè. O è buio o è troppo giorno. Vedi tu e poi dici, te le vai a cercare. No, capitano, voglio dire. Questo è stamattina. C'è la luce dell'ingoronata stamattina, dai. Vabbè. Raga, è così stamattina. Non si vede niente. Non si vede. Ma chi lo devi raccontare, Tamara? Vabbè. Allora, dici, Tamara, che stai a fare? Infatti, aspetta che mi organizzo. Queste vediamo dopo. Allora, preparati. Popcorn, patatine, quello che vuoi, perché il video qua già ho capito. Più non hai tempo, più ti serve tempo. Allora, stamattina facciamo 70 cose in una. Bene. Pacchettoni da sei. Io l'ho già aperto perché ho visto, però non ho ancora aperto. Cioè, ho aperto, ma non ho aperto. E niente, vediamo. Pacchettone da Shein, Tamara, non Shein perché t'hanno ripreso. Ascolta, tanto ci siamo capiti. Allora vado. Basta. Che cosa hai preso? Pennarelli, ma è chiaro, guarda quanto sono bellini. Allora, acrylic markers della Guagna. Sì? Acrylic markers della Guagna. Sai che sto facendo la collezione dei Tuli Art? Sì, devo ancora finirla la collezione dei Tuli Art, quelli costicchiano un po' di più. Tanto tanti colori li ho per fare, ci siamo capiti, ma questa è una foto di copertina, ci potrebbe andare. E testava di sì, Tuli Art ne devo ancora prendere, mi mancano i verdi, mi mancano i glitter, mi mancano i metallici, mi mancano gli essential, mi mancano i brown e mi mancano i pink, però me posso arrangiare con quello che ho tranquillamente. Ora, perché hai preso i Guagna se stai facendo la collezione di Tuli Art? Perché, ragazzi, allora, testando i Tuli Art e appunto i Guagna, io ti dico che mi sono trovata benissimo pure con questi, anzi tante volte meglio, non sempre. Comunque rimangono i Tuli Art primi in classifica, però anche questi, ragazzi, li uso tantissimo. Allora, dici, allora Tamara, che cosa hai? Hai questo bustone da 120 pennarelli. Io dico, ti servivano? Sì, sì, se no non avrei presi, perdonami. Allora, dici, perché l'hai presi? Allora, il acrylic, ho preso i brush acrylic markers, aspetta che apriamo, skin, ovvero la pelle, color pelle, skin tone color, 24 pennarelli. Ragazzi, so, sei impazzita questa mattina, sì, veramente, ma chi se frega? Chi se ne frega? La 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 la, ma tanto raccolgo io. Allora, ti stava di, parliamo di cose serie. Skin tone color, 24 pezzi, colori della pelle. Perché qua ci sono i colori della pelle, per carità. Alcuni li avrò doppi, lo so già, però ci sono dei colori qua dentro che qui non ci sono, per l'esattezza 5, almeno che ho controllato.
Idem con patate, cioè color pastello, tu lo sai, io vado matta per i colori pastello, ce ne sono qua dentro, per carità, però qua ci sono tutti, hai capito? Poi per 11 euro, 11 più 11 sono 22 euro, perdonami, e poi sono buoni sti pennarelli, hai capito? Comunque raga, io li ho presi, forza, adesso andiamo a vedere quelli doppi e quelli che no. Guarda come sono belli. No, io li adoro, ragazzi, li adoro. Io resto. Ah, ma qua c'è doppia cosa c'è qua. Che stava a dire che io resto fedele ai Thule Art. Infatti non prenderò né cecchini né altra roba, che ci sono tanti che prendono di tutto e di più. Na 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 na. E parte la canzone. Ti stavo a dire, allora, io rimango fedele ai Guagna e ai Thule Art. Non prenderò Nicity, non prenderò altre cose, altre marche, perché gli Ulu usano ai Guagna, no, vabbè, ci sono tante marche di pennarelli, io mi trovo bene con questi, mi sto facendo la collezione intera di questi e sto a posto. Io sto a posto. Comunque, ti stavo a dire, apriamo. Questo acrylic marker qua, adesso l'apro. Aspetta, vedi, ho fatto bene a prendere la forbicina. Oddio, adoro ragazzi, li adoro. Cioè, questi pennarelli sono veramente fantastici. L'hai aperta al contrario, bene. Apriamo di qua. Io adoro, però adesso purtroppo non ho tempo. Questo, guarda che belli che sono. No, vabbè, parole. Soprattutto i marroni per le pelli scure, che è un macello con i Thule Art. Ho provato a fare Pocahontas. I pennarelli scuri non rendono bene come quelli chiari per la pelle, dico, sto parlando di pelle, mentre ho visto dalle immagini di TikTok di tante ragazze che i Guagna rendono meglio. È per questo che ho scelto di prenderli questi e quelli. Ora Tamara, non fai prima a prendere 654, 654 già c'è, ma io lo so che alcuni ci sono e alcuni no. Il 672 per esempio qua non dovrebbe esserci. Sì, invece ce l'ho pure qua, bene. 717. Sto guardando tanto per, eh? No, sì, 7,17 ce l'hai pure lui. Bene, 6,39. Giochiamo a tombola stamattina. 6,39, 6,39 non c'è. Ove? Già uno. No, comunque io so che 5 non ci sono. Ora non stiamo a controllarli tutti, sennò veramente sto video dura una vita e mezza. Poi anche questo rosa qui, guarda quanto è bellino. Vediamo se c'è lì. 658, 658, 6, sì, ce l'ha Tamara, bene. Aspetta, 658, 723. 723 ce l'hai, bene. 704 ce l'hai, bene. Oh, parole. 716. 716 non c'è, 716 per esempio non c'è. Allora, io so che mancano 5 colori, ma poi, anche se ce li ho doppi, con quelli che usi, si scaricano pure e c'è la scorta. Comunque, raga, io sono contenta di averli presi. Idem con patate per i macaron. Ora, è vero di colori pastello se ne usano pochi perché sono di più i marroni, sono di più i rossi. Colori pastello veramente se ne usano pochi, però mi è capitato di trovare dei rosa, dei pesca e non ce li avevo. E allora ho detto: senti, pigliati anche sti macaro, anche questo al contrario, ma ovvio, c'hai due lati, è chiaro che prendi quello sbagliato. E te stava a dire,
e ho preso anche i macaron, così ho tutte e due le collezioni di quello che mi interessava a me, ovvero dei Thule Art e dei guagli, che mi trovo benissimo. Gli Efimeso che ho di là, tornassi indietro, non li riprenderei, per colorare, dico, Poi magari per altro può anche essere, possono essere buoni, però io non mi sono trovata bene per niente. Gli Efimeso, invece altri si sono trovati bene, poi va anche alla mano uno come colore fa. Poi non riprenderei più quelli che ho preso da Shein la prima volta, ovvero quelli nella scatola rosa ancora, gli altri proprio non li riprenderei perché non mi piacciono come colorano, non mi piace la punta, è troppo grossa e faccio fatica. E gli altri, diciamo, sono meglio questi. Per cui io, raga, io sono arrivata, cioè nel senso, io sto a posto con i Thule Art e i Guania, io sto a posto. Comunque anche questi sono fantastici, come puoi vedere, bellissimi. Alcuni di questi ci saranno, alcuni no, sicuro. Ecco, qua magari c'è qualche verde in più, per esempio 627, qua non lo vedo, uno a caso. 627, guarda che bel color menta, guarda che roba, color. Allora, tu lo vedi proprio in video, appare proprio turchese, ma a casa mia è verdino. Beh, non lo so come mai non vede il verde, ma vede l'acqua marina. Ma è proprio un verde chiaro, bellissimo tra le altre cose. Ed è un 627 e non ce l'ho. Ah sì, ce l'hai Tamara, guarda, 627, sì, ce l'ho. Vediamo se qua si vede più verde. No, acqua marina lo stesso. Comunque sì, questo c'è e va bene. Poco male. Poi vediamo in altro. Tanto qua 655, vediamo 655. Ah sì, c'è pure 655, a posto, 723. 723 ce l'abbiamo. 704, 704 ce l'abbiamo, 702 ce l'abbiamo, 649. Ma io lo sapevo già che alcuni si ripetevano. 649 non ce l'abbiamo, vedi? Sì, ce l'abbiamo pure lì. Cioè, ma ne becchi uno che non hai? Dico, 745, vediamo, c'è? 628? No, 628 è quello che uso sempre io. 628 mi sembra che ce l'ho. Però il 736, Tamara, teoricamente non dovresti averlo il 736. No, 736 non c'è, infatti è l'azzurro chiarissimo che io cercavo. Perché io di solito per fare le parti azzurro chiaro uso il 628 e mi trovo molto bene. Però me ne serviva uno più chiaro che non avevo né qua e né nei Thule Art, però che qua dentro ho trovato, per cui sto a posto anche solo per questo. Però so che ci sono almeno 5 colori che non ci sono, dopo controllerò. Ma adesso questo da dove l'hai preso? Fammi capire, da qui l'hai preso. Va bene, raga, io comunque del mio acquisto sono contenta. Dopo dovrò controllare il tutto. Questo intanto lo mettiamo via perché per stamattina è già fatto. Comunque sì, ci sono dei colori che ovviamente sono doppi e alcuni che non avevo. Questi dei Skin Tones Color sono fantastici. Mi sono trovata male, tra virgolette, con le pelli scure, tipo Pocahontas, mi è uscita, non mi è piaciuta per niente come mi è uscita. Idem per Tiana, non mi è piaciuto per niente come è uscito il colore della pelle, tutto il resto poteva anche andare. E ho visto, infatti ho aspettato a fare Jasmine. Perché appunto aspettavo questi, perché tante usano questi e ho visto che escono dei capolavori veramente bellissimi. Adesso ce li hai, però non è il tempo di farli.
È chiaro, questo è chiaro. Allora, ti faccio vedere gli ultimi che ho fatto, le ultime colorazioni che ho fatto, poi mi sono fermata, poi ti faccio vedere le creazioni bellissime che sto facendo. Allora, questo qui è Le Grand Classique Special Portrait, comunque ci rivediamo a gennaio, ragazzi, perché adesso non si vede, adesso ogni minuto è a disposizione del lavoro. Ma guarda che bellino, cioè io adoro. Beh, a parte che adoro proprio il cartone animato Coco, mi piace tantissimo, tutte le volte che lo vedo piango. E questa avevo detto che l'avrei fatto uno tra i primi, e infatti così è stato. Il cappello è Guaina, questa marca. E sì, anche la pelle, mi sembra che qua c'è pochissimo di Tuli Art. Ho fatto praticamente quasi tutto con questi, i guagna, cioè questi qua grossi, e mi sono trovata veramente bene con i guagna. È vero che bisogna ripassare più volte per non far vedere i segni sotto, però i guagna, ragazzi, sono fantastici. Dimmi quello che vuoi, ma sono fantastici. Allora, di questo libro ho fatto questo, che non vi avevo fatto vedere, mi sembra. E lei, oh madonna, lei, no, ma te devo raccontare, lei mi ha fatto, cioè lei ragazzi, mi ha fatto impazzire. Forse anche questo non ti avevo fatto vedere, la di Toy Story. Mamma, ragazzi, lei mi ha fatto morire. Lei mi ha veramente fatto morire. Alla fine ho dovuto usare, mi ha fatto morire la pelle, perché lei ce l'ha molto chiara. E avevo fatto un primo passaggio con i Tuli Art, e la diversità tra la parte bianca e la parte più scura mi ha fatto proprio tribulare, non c'entravano niente l'uno con l'altra. Alla fine sono dovuta andare a vedere, e ho provato, finché ho provato, e ho usato, ragazzi, sì, sempre qua stiamo, i guagna ho usato. Ho usato due tipi di guagna diverso, e adesso, e dopo mi sono trovata. Ho dovuto usare diverse colorazioni, ho provato, non so quante volte ci sono passata su sta pelle di questa. È stato un macello questa, te lo dico. Questo è stato un macello. Ma più che altro la pelle, il color pelle mi ha fatto impazzire. 3-4 volte ho cambiato colore finché ho trovato questo abbinamento che si addiceva, e ho dovuto usare i guagni alla fine, ed è uscita bellissima. Anche qua il pizzo qua mi ha fatto un po', ma pensavo peggio, ti dico la verità. Per il resto mai più. Allora, se mai più, ecco, la scelta dei colori ci impiega molto tempo, a scegliere i colori, a fare, a disfare, perché poi magari ne usi uno, non ti piace, ci passi sopra. Ecco, il bello degli acrilici è che ci puoi passare sopra, fino a morire. Anche il rosa chiaro è guaina, questi, mentre tutto il resto, anche questo qua scuro è guaina, mentre il resto di rosa, questi pezzi piccolini Tuli Art. Allora, con i Tuli Art comunque mi trovo bene, per carità, però ci sono dei colori che secondo me sono migliori, i guagna, per cui ho trovato proprio i miei pennarelli che non li cambio più. Comunque questo è stato un macello, te lo dico. Allora, questi poi veniamo qua, sì, c'è la roba che ho buttato prima a terra. Allora, qua mi sono divertita tanto. Chico, ho fatto Chico, guarda che è bellino. Forse lo metto come foto di copertina, adesso vediamo. Guarda quanto è bellino. Bello, qui mezzo e mezzo, ovvero le parti qua proprio della tazzina, le parti qui della tazzina, guagna, neanche te lo sto a dire, mentre altri qua sotto Tuli Art. Lui mi è piaciuto tantissimo farlo. Poi ho riempito anche queste bolle qua intorno che non c'erano, ma io le ho voluti disegnare per dargli un po' più di colore, di cose, no?
Sì, mi è piaciuto tanto farlo e poi sono andata a vedere perché quel giorno lì stesso volevo cominciare a fare. Questo libro è particolarissimo, può piacere come non può piacere. A me piace molto perché è molto particolare, però credo già che non farò tutti i disegni, perché ci sono alcuni che proprio non mi interessa fare. Allora, volevo fare, che stava di Rapunzel, dov'è? Eccola, ho fatto anche il video su TikTok. Volevo fare Rapunzel e molto probabilmente anche Sven avrei fatto, però Rapunzel piccolina mi piaceva tanto poterla realizzare. Sono andata a vedere 95 e purtroppo mi sono trovata una brutta sorpresa. Questa dovrò andarla a recuperare, non ci sono i numeri, lo vedi? Di qua i numeri ci sono, di qua i numeri non ci sono. Dovrò andarla a recuperare in qualche modo e anche Sven, che è questo qua, il 93. Vedi? Non ci sono numeri, questo di fianco ce li ha. Salute, grazie. E purtroppo ho trovato Sven e Rapunzel, gli unici due senza numeri. Dovrò andarla a recuperare, vediamo. Perché ho visto che ci sono delle ragazze su TikTok, ho visto che usano anche l'iPad per disegnare, cioè proprio si scaricano il libro. Adesso non so se è a pagamento oppure no, magari qualcuno di voi me lo saprà dire se è a pagamento, poi io da lì mi scarico magari questo, proprio questo, e vado a vedere i numeri. Comunque in qualche modo si può recuperare, cioè voglio dire. Però niente, mi è dispiaciuto che sto fatto. Io dico, metti un libro in vendita, ma lo vuoi controllare prima di metterlo in vendita? Boh, vabbè. E questo libro è veramente particolarissimo. Ma mi piace tantissimo, poi mi sono proprio rilassata a fa chicco. Ho cominciato da uno più semplice che c'era. Bello, 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 bello. Non ho messo la firma. Strano, Tamara. Adesso non ti ricordi più che giorno l'hai fatto. Vabbè, posso andare a vedere il video di TikTok. Tanto era più o meno quel giorno lì. Bello. Strano, perché li firmi tutti. Lo so, non so come mai non l'ho firmato. Boh. Vabbè. Comunque, questa è la parte colors, colore, colorazioni. E adesso veniamo alle mie creazioni. Allora, intanto ti faccio vedere questa che non è ancora cotta, che devo finire. Guarda quanto è bellina. Qua sì, ho esagerato come al mio solito. A me mi piace esagerare. Però adesso qua mancano ancora tutti i glitter, manca la mia parte preferita che è appunto farla diventare magica con glitter, pigmenti e chi più ne ha più ne metta. Però è già bellissima secondo me. Poi un bel fioccone in testa, un fiore, non lo so, adesso vediamo, però adoro. Questa è ancora da cuocere e da finire. Poi, allora, veniamo a noi. Questa settimana barra la scorsa. Sai che non mi ricordo, sì, può essere di sì. Allora, queste non le porterò nei prossimi eventi che ho adesso, ma le tengo proprio per Natale, perché sono proprio natalizie, natalizie. Magari qualcuna no, però la maggior parte sono natalizie. Ah, è vero, aspetta. Scusate, sono andata anche a soffiarmi il naso. Allora, testava di. Ho cominciato a fare anche le calamite, non tantissime ancora, però ne voglio fare ancora qualcuna in più perché a me piace tantissimo, tantissimo, tantissimo realizzare cose più grandi, tipo questa. E come collana, ragazzi, è troppo grande. Però come calamita, come portachiavi anche potrebbe andare. Però io questa per esempio l'ho fatta, adesso la lascerò attaccata lì finché non arriva Natale e poi me la porto. Guarda quanto è bellina. È bellissima. Poi sul frigorifero, guarda, è stata da Dio, veramente bellissima. Lei è una, mi piace tantissimo. Ci ho messo doppia calamita così almeno non cade niente, siamo sicuri. Lei mi piace tantissimo, proprio tanto tanto natalizia. Guarda quanto è bella, è bellissima. Ecco, poi ne ho un'altra, vabbè, ce l'ho di giù già da
da portare al mercatino. Poi ieri ho fatto lei, anche lei mi piace tantissimo, proprio tanto, tanto, tanto. Anche questa sarà una calamita, guarda quanto è bella. Ne vorrei fare tante altre, però mi prendono un po' più di tempo. È bellissima, ragazzi, questo fattino. Le calamite le attaccherò qua sul funghetto. Oddio, mi piace tantissimo. Bella, 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 bella. Ma poi uno se lo può attaccare anche in cameretta, sulla lavagnetta, se lo può appoggiare da qualche parte. Ma è bellissima, ragazzi, mi piace tantissimo. Poi ho fatto lei, vi faccio vedere prima quelle non natalizie. Ho fatto lei, una bellina. Bella. Poi ho fatto non natalizia lei. Contadinella, quanto è carina. Poi ho fatto una natalizia, no, lei ce l'ha un po', ma questa è un po' natalizia, un po' no, i miei soliti color pastello che io adoro, bellissima. Poi questa con la tutina, bella. Poi queste in pigiamate, queste qui vanno in pigiama party, una e una due, guarda che sono belle. Questa, bellissima, questa va in pigiama party e si porta appresso l'amica che è lei. E tutto, praticamente il pigiama party, portati l'orsetto, così si chiama il pigiama party. Il pigiama party si chiama portati un orsetto. Allora, questa si è portata questo orsetto qua. E questa si è portata questo orsetto qua. E volevo fare anche mercoledì, che si aggregava pure lei al pigiama party, ovviamente nero il pigiama, però gli volevo mettere qualche stellina sbrilluccicosa qua e là, mo vediamo. E l'orsetto lo volevo con la testa ammozzata. Una parte le volevo far tenere il corpo e dall'altra volevo fargli tenere la testa e tutta l'ovatta che esce fuori invece del sangue, perché non mi pareva carino il sangue, no? E allora invece di farlo uscire il sangue dalla testa, dal corpo dell'orsetto, faccio uscire l'ovatta. Di qua e di là, però adesso vediamo perché. Beh, ma deve arrivare Halloween. Deve arrivare Halloween. Per me è una bella idea. Poi non si sa se l'accetteranno queste due al pigiama party. Perché dici, ma ci vede a noi? E tu come ti presenti tu? Io mi presento come mi presento. Vabbè, dai, lasciamo stare. Oddio, Tamara, c'è qualcosa che non va. Secondo me anche, però. Poi c'è questa che non sa dove sta di casa perché c'è una stella natalizia in mano, ma non è convinta di andare a sta festa di Natale. Dice: mi presento, porto qualcosa di natalizio, però mi vesto come c'ho voglia, ovvero col rosa. Oddio, vabbè. Ah, questa poi è prettamente natalizia. Guarda che è carina questa. Scusate, questa è appoggiata, non so se si vede, sopra lo zucchero, il bastoncino di zucchero. Guarda quanto è bellina, adoro. Questa è bellissima, ragazzi, mi piace un sacco. Sì, mi piace tanto. Poi ho fatto, ah sì, lei è prettamente natalizia con le corna e si porta la renna pupazzo. È bellissima questa, ragazzi, mi piace tantissimo. Bella, 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 bella. Bella. Poi questa nella tazza del caffè. Guarda quanto è bellina anche lei. Ci ho messo sopra questi adesivi. E ne volevo fare altre anche nelle tazze.
Adesso vedo perché allora la tazza l'ho fatta io a mano e mi è uscita da Dio. Io so già che la prossima non mi uscirà così bene perché di solito così è. E volevo farmi lo stampo, così dici ce l'hai per sempre. Però non ho più la gomma siliconica per dovevo andarla a prendere, però poi non ho avuto tempo di andarla a prendere. E vabbè, vediamo. Comunque anche lei mi piace, poi ieri ho finito con lei e lei, prettamente natalizie. Questi se portano a pigiama party, invece di portarsi gli orecchiotti se portano lo zenzi. Tutti a pigiama party, Ale, via! Questa mi piace particolarmente, piace tantissimo, bella. Questa sì, anche però... Mi piace di più questa. Va bene, raga, io ho finito. Questo video è durato credo una vita e mezza. Adesso vado a finire la mia sirena perché non c'entra niente con Natale, ma voglio fare anche delle sirene. Voglio fare una marea di roba, te lo dico. Però il tempo è quello che è. Vabbè, questa mi piace tantissimo. Adesso me la riappendo lì al frigorifero. E questa, ce ne vogliamo parlare. Bellissimo. Piace troppo, 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 troppo. Adesso vediamo se fare una foto di copertina così, con queste due. Cheese. No, questa foto di copertina non mi piace. No, tengo quella di prima, dai. Questa mi piace tantissimo, ne vorrei fare almeno, almeno altre 3-4. Ma prendo un sacco di tempo. Però è bellissima questa, è veramente bella, mi piace tantissimo. Va bene, raga, io vado perché ho che fare. Spero di avervi fatto un po' di compagnia anche oggi. Spero che i miei acquistini vi siano piaciuti. Spero che le mie novità vi siano piaciute. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!